Siamo alla solennità del Corpus Domini. In apertura del tropo di introduzione, con una proclamazione solenne, la Chiesa riconosce il proprio tesoro, l'Eucaristia, mistero che ogni giorno rinnova la presenza di Cristo accanto alla sua sposa, ecco il testo della prima strofa, rinsalda i vincoli fraterni di carità, seconda strofa, perpetua il sacrificio di salvezza operato da Cristo fino alla sua venuta, ecco il testo della terza strofa del tropo. Tale proclamazione risulta particolarmente suggestiva grazie all'interpolazione di due encicliche che segnano il cammino della Chiesa negli ultimi 40 anni. Si tratta della Mysterium Fidei di Paolo VI, 3 settembre 1965, e della Ecclesia de Eucaristia di Giovanni Paolo II, datata 17 aprile 2003. Di entrambe le encicliche è proclamato l'incipit, intendendo richiamare in tale modo l'intero contenuto delle stesse. L'acclamazione assembleare riconosce con le parole di San Tommaso, la presenza di Cristo morto e risorto nell'Eucaristia, mio Signore e mio Dio. I tre versetti propongono la meditazione sul celebre capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Nella coda figura un testo tratto dal Libro della Sapienza che offre numerosi richiami ad altri testi dell'Antico Testamento, in particolare Esodo, Deuteronomio e il Libro dei Salmi, e che rimanda direttamente all'introito gregoriano Cibaviteos, l'introito del Corpus Domini. Il tropo di comunione, infine, si apre richiamando il testo dell'antifona gregoriana in stile sillabico Ego sum panis vivus e nel contempo riprende la meditazione sul capitolo 6 di Giovanni già proposta nel tropo di introduzione. Oh.
Grazie.